Allora, oggi a Cremona per incontrare le categorie produttive, per incontrare anche i candidati al Comune di Cremona. Ecco, cosa dirà alle categorie produttive e che suggerimenti darà ai candidati per Cremona? La Lega si sa che ha come principale interesse quella di fare PIL, produzione, generare ricchezza, e quello è quello che dobbiamo fare. Tutta la nostra energia la concentriamo su questo. Quindi faccio un esempio, abbiamo fatto questa operazione sulle partite IVA, il cosiddetto regime dei minimi, abbassando di molto le imposte, risultato più 8% nei primi 3 mesi, se va avanti così tutto l'anno è una botta. Ecco, noi vogliamo ripetere questa cosa in tutti i settori, l'abbiamo fatto per le partite IVA, l'abbiamo fatto per le imprese, quest'anno toccherà anche le persone fisiche. Per quanto riguarda il decreto sicurezza bis, Di Maio ha detto... Di Maio questo decreto non piace, ha detto che innanzitutto manca il capitolo dei rimpatri e secondo lui è un provvedimento per coprire il caso Siri. Lei che ne pensa? Dichiarazione imbarazzante. L'inchiesta per corruzione di Regione Lombardia, qualcuno dice che assomiglia alla Tangentopoli dei primi anni 90, ecco, ammesso che quella stagione sia terminata, lei come commenta le... Non le chiedo di commentare naturalmente l'inchiesta, ecco, le dico, è d'accordo sul fatto che può essere un ritorno di Tangentopoli? Citerei Giolitti, 1919, un secolo fa, poesia dei numeri. Il problema dell'Italia è il debito pubblico, la corruzione, la lunghezza della giustizia civile. Ecco, non è cambiato molto, cerchiamo di cambiare. Un'ultima domanda, i sondaggi che naturalmente lasciano il tempo che trovano, dicono di una Lega che è in calo di 6 punti in poco meno di un mese. Come se lo spiega? Allora, i sondaggi vanno presi sempre per quello che sono. Noi contiamo i voti quelli veri. Nelle ultime 7 elezioni la Lega le ha vinte tutte.